Il profumo Il Cremonese 1715 nasce nel 2020 dalla collaborazione tra il profumiere Maurizio Merlini e il liutaio Simeone Morassi, entrambi cremonesi. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, al 100% naturale e un made in Italy di produzione rigorosamente artigianale. Tale profumo prende il nome dal celebre strumento realizzato proprio nel 1715 da Antonio Stradivari a Cremona. E per rendere ancora più omaggio al famoso liutaio, sull'etichetta è stata riprodotta la sua originale grafia dell'epoca. Maurizio Merlini inizia a collezionare profumi già a 14 anni, per poi diventare anni dopo un esperto nel campo. Il profumo è innanzitutto un'emozione ed ogni profumo riveste un abito, quindi indossiamo i profumi. Il profumo va seriamente sempre indossato. Perché ci si profuma? Allora, io mi profumo in alcuni momenti per rilassarmi, mi profumo per caricarmi emotivamente, per affrontare giornate difficili. Simeone Morassi, figlio del liutaio Gio Batta Morassi, ovvero una delle figure più importanti della liuteria italiana contemporanea, è lui stesso un noto liutaio di Cremona. Cremona, patria del violino sin dal XVI secolo e al tempo stesso patria di famose famiglie di liutai, tra le quali gli Amati, gli Stradivari e i Guarneri, rimane ancora oggi il più importante centro mondiale dell'arte liutaia. Ma torniamo al Cremonese 1715. Come è stato creato questo profumo? Si è partiti dalla ricerca e scelta delle fragranze pure. Nel particolare caso del Cremonese 1715 è stato necessario uno studio di tutte le resine che servono per produrre la vernice per gli strumenti ad arco. Le fragranze pure vengono poi messe in alcol e lasciate in macerazione per almeno 60 giorni, tre volte tanto rispetto ai profumi prodotti con elementi sintetici. Si tratta di un profumo naturale, biologico e quindi necessita di un tempo maggiore di sviluppo. In seguito la sostanza risultante viene filtrata e si ottiene così il vero profumo. L'intero processo è basato sui principi dell'artigianato e non viene quindi utilizzato alcun sistema di automazione, né pompe elettriche né altra tecnologia industriale. Il filtraggio è effettuato a mano tramite imbuti e filtri. Secondo la piramide olfattiva, le note di testa richiamano bergamotto, eucalipto e olio di spigo. Le note di cuore, incenso, elemi, gomma lacca. Mentre le note di coda, vaniglia, olio di mastice, benzoino. È stata un'idea che è arrivata dal fatto che spesso vengono a trovarci persone, musicisti, ed entrano in questo locale dove eseguiamo la verniciatura degli strumenti. E molto spesso i visitatori dicono: ma che buon profumo, che profumo molto buono hanno queste resine, questa vernice. Da qui l'idea di realizzare un profumo che richiamasse gli strumenti ad arco. L'odore dei violini è caldo, profondo, che va a toccare l'anima. Andando oltre la miscela delle resine, abbiamo cercato di richiamare anche queste sensazioni ed emozioni della musica, dell'ambiente e del laboratorio di liuteria. Il Cremonese 1715 è quindi un profumo con una grande storia alle spalle, in cui passione, arte e musica si mescolano insieme per ottenere una fragranza unica e un prodotto davvero speciale. Disponibile da ora anche in Giappone, sia come profumo per il corpo, sia come fragranza per ambienti, esclusivamente presso la bottega di Osaka.